Benvenuti in un nuovo video e finalmente oggi siamo qui con un nuovo video assaggio. Non vedevo l'ora di provare insieme a voi 5 nuovi gusti e una nuova novità che è uscita sul sito di All Supplement. Sapete che per qualsiasi acquisto potete contattarmi sul mio profilo Instagram che è GiuliaMiFit per alcuni consigli oppure andate direttamente nella playlist qui su YouTube nella sezione assaggi. Avete il mio codice sconto che è Giulia010 che sul sito di All Supplement è uscita una novità, cioè altri budini che sono dei budini proteici che io a mio avviso proprio in generale amo, sono veramente molto molto buoni, solo che questi qui, visto che è una nuova uscita, è una novità, non li avevo mai provati, sono usciti in 5 gusti differenti. Li abbiamo spacchettati insieme nel vlog. Se vi siete persi la rubrica Una settimana da vegetariana, vi consiglio di andarla a vederla perché lì trovate anche l'unboxing o il supplement dove vi ho fatto vedere un po' tutte le novità che poi proveremo. Io non vedo l'ora, ho questi budini all'incirca da una settimana. Oggi è una settimana che mi è arrivato il pacco e io sono una settimana che me li guardo e me li straguardo e non vedevo l'ora di registrare questo video. Allora, eccoli qua tutti i gusti, adesso ve li faccio vedere. Io direi di iniziare prima da gusto cioccolato, proprio tutte le sfumature di cioccolato. Iniziamo proprio da cioccolato. Eccoli qui, sono i Pro Pad Protein Padding. Comunque il packaging è spettacolare, è molto simile, è diverso da quello della Hermann, però è molto simile a quello di Lidl. Infatti sopra presenta anche il cucchiaino, molto molto bello, eccolo, è senza zucchero ed è ovviamente 20 grammi di proteine ed è senza lattosio. All'incirca la confezione è 200 grammi, per 100 grammi i suoi valori sono 72 calorie, 1,5 grammi di grassi, 4 grammi, 4,6 grammi di carboidrati, 10 grammi di proteine. Quindi all'incirca 20 grammi perché questo è per 100 grammi, ma in totale sono 200 grammi il budino. Ah, quindi io direi di assaggiare. Presenta anche il suo cucchiaino e come vi dicevo anche nel vlog, è super comodo se voi state in giro. Ok. Adoro! Se voi comunque state in giro e non sapete cosa mangiare, adesso che comunque ci stiamo avvicinando all'inverno. Non succede niente, mamma mia. Super cioccolatoso, sembra sempre, come si chiama? Il Miu Miu? Mumu? Non ricordo mo come si chiama perfettamente. Comunque, lo stesso odore, no vabbè. Guardate qua. Ok, assaggiamo. No, vabbè. No, vabbè. Marò. Allora, la prima differenza che sento, ve lo paragono un po' a quello della Hermann, sì, si chiama così, oh. Comunque gli altri budini che trovate sempre sul supplement. Quelli là sono molto buoni, solo che hanno una consistenza molto più densa. Invece questa qui ha una consistenza sì densa, ma è molto più liscio, ma ancora più marcato il gusto di cioccolato. E devo dire la verità, non si sente. L'altro non è che è chimico, assolutamente no. Però si sente un po' di retrogusto, un po' diciamo chimico, ma proprio a grandi linee, però è buonissimo. Io amo i gusti tipo cioccolato a cocco, caramello, caffè colombiano, è spettacolare. Invece questo qui sa proprio di cioccolato, cioccolato, cioccolato. Buono. Ho grandi aspettative anche per gli altri, quindi andiamo avanti e poi dopo facciamo ovviamente la classica classifica. Andiamo con quest'altro qua. Comunque io sono innamorata delle confezioni, cioè sono troppo belle. Questo qui è praline al cioccolato. Andiamo a vedere ovviamente. Non so di cosa sa. Ok.
No, comunque raga, la cosa più bella è montare i cucchiaini. Classica consistenza. Questo lo vedo molto più denso, mi sembra. Spettacolo, assaggiamo. Sa di caffè. Italiano, dove sei? No, non c'è scritto niente in italiano. Comunque, non mi viene in mente, aspettate. Sa tipo, non ricordo. Allora, sapeva anche un po' di retrogusto di liquore, sincera. Però di caffè, mi sembra di mangiare cioccolato con una punta di caffè che io, rispetto tra lui e cioccolato, preferisco praline al cioccolato perché cioccolato è buono, ma sa di cioccolato, basta, standard, cioè mi piacerà sicuramente. Invece praline al cioccolato è quel gusto particolare che secondo me, anche perché comunque costano circa sui 2,40 euro o 2,39 euro, vabbè, siamo là. Per me, tra i due gusti, vale la pena spendere per qualcosa di più particolare, quindi in questo caso praline al cioccolato. Buono, 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 ma ovviamente poi dopo faremo la classifica. Un altro gusto che mi ispira tantissimo, sempre a base di cioccolato, è cioccolato e biscotto. Eccolo qua. Vediamo un po'. Però devo dire la verità che sono molto, ma già avevo aspettative molto alte, sinceramente. Però devo dire che si sono superati. È davvero molto, molto buono. Meritano. Ok. Quale confezioni? Cioè, ragà, io innamorata. Sempre stilete a base, anche ovviamente cioccolato. Questo sa di biscotto. Assaggiamo. Sembra un po' al sapore delle campagnole. Ok. La consistenza, raga, bene o male stiamo là. No, vi dico no perché per me non ne vale la pena, perché non si sente per niente, c'è proprio il sapore del biscotto, lo trovo molto sciupito, cioè non valorizza molto il gusto, il biscotto non si sente, sentiva più l'odore che il sapore. Non ti dà nessuna soddisfazione quando lo mangiate, invece praline al cioccolato e cioccolato sì. Quindi già tra tutte e tre non prendete, per il mio gusto personale, secondo me non ne vale la pena, voi se lo volete provatelo, però sinceramente tra tutti e tre non mi ha fatto impazzire, no, assolutamente no. Perché sa un po' di chimico, non sa neanche tipo di cioccolato, cioccolato, è molto sciupito, cioè non vi dà soddisfazione sincera, quindi per me è bocciato. Assolutamente no, non ne vale la pena. Andiamo avanti cambiamo un po', sì, vaniglia. Solita cosa, solita confezione. Cucchiaino. Comunque io mi sono innamorata di praline al cioccolato e io cioccolato. Allora, tipo a me quello lì della Herman vaniglia non mi piace. Gusto. Questo è molto più denso. Molto, molto più denso. Ok. No, vabbè. Oh mio Dio.
No, vabbè, mia sorella impazzirà. No, vabbè. Sa di panna cotta. No, vabbè, il mio preferito in assoluto. No, vabbè. Assurdo. Vabbè, devo anche dare la recensione. Mi ha fatto tra tutti mi ha fatto sognare. No, vabbè. Ragazza, addio, vaniglia, ma lieve perché sa di panna cotta. Sapete che sembra un po' della Fae e riso latte, quel gusto là, solo che un po' più proprio vaniglia vaniglia. No, vabbè. Mia sorella impazzirà. Di sicuro farò scorta di vaniglia per il momento e pralina al cioccolato. Sono per me i due proprio che in assoluto ne vale la pena e che dovete prenderli proprio ad occhi chiusi. Vaniglia, vi ho detto di quell'altro Herman paragonato, non mi faceva impazzire, ma questo, mamma mia, che scioccata. Ultimo gusto caramello che secondo me merita. Eccolo qui anche caramello. No, vabbè. Vaniglia, raga. Vaniglia, amore mio proprio, portami via. Ok. Non sa di caramello. Comunque il più denso in assoluto è vaniglia. Tra tutti è vaniglia. Assaggiamo. Orribile. No, raga. Sa di sciroppo. No, no, no. No, raga, sa di medicina, sa di arancia. Assolutamente no. Assolutamente no. C'è qualcuno che ha superato biscotto al cioccolato? Assolutamente sì, è stato lui. Ok, io direi di fare la classifica. Ultimo posto, ultimo, quindi al quinto posto, caramello. Mamma mia, orribile, non lo prendete proprio? No, no, no. Fate scorta di vaniglia e pralina al cioccolato e cioccolato, ma non di questi due. Poi, quarto posto, biscotto al cioccolato. Terzo posto, cioccolato. Secondo posto, pralina al cioccolato. Eccolo qua. E al primo posto, ovviamente, vaniglia. Cioè, vaniglia è spettacolo. E quindi niente, io spero che anche questo video, assaggio e recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!